Mi pare che ci sia molta più circospezione dopo gli echi che sono arrivati iniziali, che sembravano galvanizzanti, diciamo, per chi spera in un accordo, e ci sono stati poi altri elementi che fanno pensare che forse si sia ancora, non dico in alto mare, però lontani da una soluzione. Sì, sicuramente siamo lontani da una soluzione, perché anche le cose che ci siamo detti, no? Quando tutto questo commentare che rimbalza tutti i parlamentari, un po' di tutti i gradi, che si sta lavorando sul governo, dobbiamo anche spiegare che può contenere in sé anche una trappola in realtà sul percorso di Draghi. Mi spiego meglio, perché questi sono anche gli altri ragionamenti che vengono fatti. Siccome sarebbe molto difficile, molto pericoloso per tutti arrivare a una bocciatura diretta di Draghi, no? Cioè dire no con un veto molto esplicito, tant'è vero che anche la formula utilizzata fin qui non è no Draghi e basta, è sempre resti al governo, deve restare al governo, deve fare il PNRR, deve fare tutte queste cose qui. Allora che cosa sta succedendo? Che anche sia chi vuole effettivamente costruire le condizioni per un accordo tra le forze politiche, una maggioranza ampia che porti Draghi al Quirinale, sa che tutto questo accordo passa per il governo, ma il governo è anche il modo e il luogo, diciamo la trattativa sul governo, sulla quale si può costruire anche il grande inciampo, cioè saltano le trattative sul governo, non riusciamo a trovare un accordo sul governo, peccato, devi rimanere qui. Ecco, va vista anche in questa chiave tutto questo parlare del si lavora al governo, perché è un lavorio costruttivo in parte, distruttivo forse da un'altra parte, a seconda delle richieste. Questo mi pare che stia emergendo in questo momento, insieme a un'altra cosa, e cioè che c'è una grandissima distanza, forse non ce n'è mai stata tanta, fra i leader e il corpo, diciamo i corpaccioni, come ci piace dire o non ci piace dire, delle forze politiche, dei gruppi parlamentari. Per cui poi alla fine sanno anche poco, nel senso tutto si sta giocando, poi un po' è sempre così nelle elezioni del Capo dello Stato, lì ci sono tutti storici di queste situazioni, però qui è ancora più forte il distacco perché i partiti sono più frammentati, eccetera. Però passa per gli accordi, per questi colloqui fra i leader, di cui poi veramente, veramente ancora non si sa tutto, serve anche tempo per ricostruirli, qualcuno non è riuscito neanche a parlare con i leader, quindi diciamo molto, un po' dobbiamo tenere conto, e sto cercando di dare una descrizione realistica di quello che si muove qui dentro. Naturalmente, poi ci sono gli auspici ovviamente, quello che resta vero è che non è che ci siano così tante alternative poi, e che la difficoltà di trovare nomi che tengano anche per il Quirinale, non solo per il governo, vale anche al contrario, nomi per il Quirinale che tengano unita la maggioranza, alternativi a Draghi, che tengano unita questa maggioranza e non provochino contraccolpi sul governo, come ci siamo detti anche in questi giorni, anche vedendo i nomi, anche ritraendoli, non sembra così facile, quindi c'è anche naturalmente questa consapevolezza, per cui c'è ancora la speranza del Mattarella bis, ne abbiamo parlato in vari interventi di questo. Però insomma è una speranza di alcuni, ma al momento in questo senso invece segnali che arrivano dall'interlocutore decisivo su questo scenario, cioè la Lega, non vanno in questa direzione, almeno per ora. Ecco, questo è un po' lo stato dell'arte in questo momento. Grazie Alessandra.